Mi dicevi sempre che fare le torte è come fare le poesie. Non basta unire gli ingredienti nelle quantità che la tradizione tramanda. Ci vuole il tocco che permette alla tradizione di diventare qualcosa di nuovo. Io, bambina, non capivo perché quel mattino tu dormissi per terra e mi lacrimavano gli occhi per l'odore acre del gas. Non c'erano torte in forno. Avevi la faccia grigia e il cuore silenzioso. Qualche tempo fa ho letto il tuo diario. Silvia, non riesco più a chiamarti mamma, il dolore mi paralizza. Mi invade la paura che il suicidio sia un destino che si tramanda. E neanche te lo chiamo più papà, perché lui ci ha abbandonato e l'abbandono senza ombra di dubbio si tramanda. Poi vi incontraste un giorno del 1956 e a quella festa subito vi riconosceste nel ritmo dionisiaco della vostra circolazione sanguigna, resa più superba dall'alcol, e vi baciaste. Ma mentre tu avevi deciso di dedicare la vita a lui, lui aveva già deciso di dedicare la vita alla poesia, dietro la quale tu ti nascondevi perché la poesia era il ponte capace di unire i vostri due mondi. E voi avreste trasformato tutto in poesia pur di potervi toccare l'anima e la carne. Scrivevate tutti i giorni, il mondo poteva restare fuori, vi bastava una macchina da scrivere portatile, mezza scassata. Ma tutta quella felicità non faceva bene ai tuoi nervi fragili, non potevano contenerla e finivano con l'attorcigliarsi in un labirinto senza uscita. Somigliavi ad un ragno che tesse senza saperlo la sua perfetta opera d'arte, di cui solo chi la guarda da fuori ne coglie il disegno geometrico. Ma la preda eri tu stessa. I miei ricordi di quella mattina sono nitidi e freddi. Poco prima dell'alba, quando le cose si preparano ad essere, proprio quando noi avevamo bisogno di te. Tu concludesti la tua grande tela all'età di 30 anni, dopo averci lasciato sul tavolo pane e burro come se tutto dovesse continuare. Sigillasti le fessure affinché il gas non fuoriuscisse e infilasti la testa nel forno, appoggiandola su un fazzoletto ripiegato. Fu te ad occuparsi della pubblicazione della ragnatela dei tuoi versi. Ne dovette ripercorrere gli incroci, gli snodi, i bivi come una preda. Forse solo così sareste stati alla pari. Ed è per questo che distrusse le pagine del tuo diario che riguardavano gli anni felici della vostra relazione, perché non doveva rimanere traccia della distruzione che un uomo può provocare ad una donna. Ora, Silvia, te ne stai sdraiata nella posizione per te più naturale, in aperto colloquio col cielo, toccata dalle radici degli alberi. Ora i fiori finalmente hanno tempo per te. L'ultimo atto questo mio dialogo con te, madre, non può che essere la tua autobiografia in tre versi. Dalla cenere sorgo con i miei capelli rossi e divoro gli uomini come aria.